Ho preparato qualche cosa da leggere perché così sono sicuro di andare, di rigare dritto, scusate. La speranza va incontro a tutti e non rifiuta nessuno. Il suo è un movimento dinamico, non uno stare statico. La fede e l'amore sono come tenute per mano e trascinate dalla speranza che permette loro di realizzarsi in modo coerente e pieno. Giacomo Trevisani, era la presentazione del nuovo logo del Giubileo del 2025. Un evento dunque che già sapevamo, era stato annunciato già nel febbraio con una lettera a Monsignor Fisichella in quanto numero uno del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, una lettera da parte di Papa Francesco. Anche ieri vi abbiamo mostrato attraverso il sito Teleradio Padre Pio.it questo logo immediatamente dopo quella presentazione avvenuta appunto ieri in un'aula, tra l'altro, in cui erano stati presentati e discussi anche altri giubilei. In particolare ha citato quello del 1575, Fisichella, mentre appunto parlava in una conferenza di cui vi parleremo tra poco. Un augurio speciale, una preghiera straordinaria, direi oggi in questo tempo d'estate per il Vescovo di Roma e per tutti i suoi collaboratori, in quanto è la solennità di Pietro e Paolo, apostoli che guidano la barca del Signore, che è anche la barca di Pietro, tante volte così soprannominata alla Chiesa. Una solennità che mi dà modo di fare gli auguri a tutti coloro che portano questo nome, sia al maschile che al femminile, innanzitutto Pietro e poi anche Paolo, colui che, pur essendo un gigante, aveva preferito appunto scegliere, cambiando il nome da Saulo a una parola latina, quella che significa piccolo, l'umiltà in primo piano. Noi vogliamo subito anche ricordarvi che potete interagire con il 331-737-8033, potete scrivere a questo numero, ovviamente in particolare attraverso un linguaggio figurativo, quello delle fotografie. E abbiamo visto probabilmente già, io comunque già la vedo pronta, l'immagine della webcam sul sagrato. Eccoci sul sagrato del Santuario Santa Maria delle Grazie, che spessissimo appunto è un punto di riferimento anche quando andate a scegliere i nostri social, di cui abbiamo già intravisto i vari loghi. Vado un po' più veloce perché è il momento di cominciare anche con quello che è accaduto nella nostra storia politica, civile, una vicenda che vi racconto in questo modo. giugno 2014. Abu Bakr al-Baghdadi proclama il califfato. Nelle sue prime manifestazioni, il gruppo terrorista voleva mettere in discussione i confini definiti colonialisti, usando un vecchio nome geografico arabo, al-Sham, che comprende sia la capitale siriana Damasco, sia la più ampia regione detta Levante. L'equivalente arabo, al-Dawla al-Islamiyya fi al-Iraq wal-Sham, viene abbreviato in Daesh. Al-Baghdadi, imam all'epoca dell'invasione statunitense dell'Iraq nel 2003, era un leader dell'organizzazione terroristica Al-Qaeda. 3 settimane dopo la caduta di Mosul, proclamò il califfato. Secondo la tradizione islamica, i califfi dovrebbero appartenere alla tribù di Maometto e Abu Bakr al-Baghdadi vantava di discendere dal profeta. Una nuova denominazione, Stato Islamico, fu immediatamente legge. Chi si fosse ostinato a chiamare il gruppo Daesh sarebbe stato frustato sulla pubblica piazza. Il 27 ottobre 2019 gli Stati Uniti annunciano la morte di al-Baghdadi nel corso di un raid a Barisha, villaggio siriano poco distante dal confine con la Turchia. Pur di non farsi catturare, si era fatto saltare in aria con i figli, le mogli e alcuni miliziani fedelissimi.
E per fortuna, con la forza delle iniziative di fede, di speranza, come torneremo a dire tra poco quando riparleremo appunto del giubileo del 2025, ma soprattutto la misericordia, quella richiesta di perdono, un evento che cominceremo a vivere tra pochissimo, tra 24 ore e anche poco più, insomma, e che è naturalmente qualcosa di straordinariamente importante anche come messaggio, proprio in contrapposizione a chi sceglie la violenza, a chi non perdona, ma anzi crea e continua a creare un mondo in cui qualcuno potrebbe dire non c'è quasi più spazio per la speranza, ma noi sappiamo non essere così. E lo dimostrano anche in fondo le pagine di storia in contrasto appunto con la luce che invece prevale, una luce che ci arriva quotidianamente in questo periodo in modo provvidenziale anche grazie alla collaborazione di Felice Piemontese e del suo coraggio di ogni giorno. Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Ben ritrovati al Coraggio di ogni giorno, a queste pillole che quotidianamente vi accompagnano da qui fino al 19 luglio. Il coraggio di ogni giorno è anche un po' il coraggio di chi decide di, non per sua scelta, di portare avanti come dire, la sua croce e lo fa col sorriso sempre sul viso. La storia che vogliamo raccontarvi oggi è la storia di Valentina Di Francesco, che abbiamo in collegamento. E in realtà, senza fare domande, vorrei dare, come dire, passare completamente il microfono a Valentina e lasciare che sia lei un po' a raccontarci questa storia. Salve a tutti, grazie Felice per l'invito. Per me è un onore raccontare la mia esperienza, che vorrei tanto fosse da esempio, da monito per tutte le persone che in questo periodo della loro vita stanno affrontando una situazione simile alla mia. Io non ho nessuna difficoltà a nascondere o a non parlare del mio problema, della mia malattia. Io ho un tumore al cervello per il quale un anno e mezzo fa sono stata operata a Milano. E certo, questa malattia mi ha cambiato radicalmente la vita, ma soprattutto ha modificato totalmente il mio modo di pensare, il mio modus vivendi, e secondo me mi ha anche resa in qualche modo una persona migliore in realtà, quindi io per certi aspetti dico grazie alla mia malattia, perché mi ha dato una percezione della vita totalmente diversa, totalmente positiva rispetto a prima. Certo, quando scopri di avere una neoplasia, soprattutto al cervello, non la prendi bene. Posso immaginare qualsiasi persona che abbia ricevuto dal proprio medico una diagnosi di questo tipo, non l'ho presa assolutamente bene. Però impari che in qualche modo la vita ti dà dei colpi che devi essere bravo ad incassare. E la vita è sorprendente perché non ti dà solo brutte notizie, ma ti riempie di opportunità, di modi per accrescerti, per migliorare. Ti dà la possibilità di viaggiare, di cambiare radicalmente la tua stessa vita. Quindi io sono grata alla mia esistenza, sono grata per tutto ciò che ho, per tutto ciò che mi dà, e attendo sempre con ansia il futuro perché mi dico chissà cosa mi riserverà il futuro
e cosa ha in mente per me il mio destino. Quindi vivo ogni giorno appieno e lo vivo come una continua e costante scoperta. Tra l'altro, Prima mi... Valentina, ti interrompo perché vedendo anche i tuoi social, Certo. perché sei molto, molto attiva su Instagram o anche su Facebook, c'è un po' quella che è la data, simbolo che forse segna, possiamo dire l'anno zero forse per una nuova ripartenza, che è il 25 marzo del 2021. Tu l'hai ricordato sia l'anno scorso, ma soprattutto l'hai ricordato quest'anno. Hai anche detto, hai scritto, la vita è un dono prezioso, non date mai per scontato niente e nessuno, hai scritto sul social. E hai anche detto soprattutto, ogni battaglia si combatte meglio con coraggio, amore e un bel sorriso stampato in faccia. Avevamo visto prima anche una foto, perché poi in realtà comunque, diciamolo, hai ripreso a viaggiare, hai ripreso in qualche modo tutte quelle che erano le abitudini che probabilmente avevi solo temporaneamente interrotto. Sì, assolutamente è vero. È vero, la mia vita è segnata da un prima e da un dopo, quel fatidico giorno dell'operazione, che io considero sempre il mio secondo compleanno, la mia rinascita fisica e morale. Mi sono svegliata, ho aperto i miei occhi su un mondo diverso, dico sempre, anche su una Valentina diversa, una Valentina che non si porta più dietro quel carico di ansia, quel carico di negatività che la caratterizzava prima. Quindi è stato proprio un risveglio, una nuova alba, l'alba di una nuova vita, lo dico sempre. La vita mi incuriosisce tantissimo, mi affascina, sono sempre incuriosita da tutto ciò che c'è nel mondo, che ci aspetta, che mi aspetta. E come hai detto tu, io sono molto fortunata e come me tantissimi pazienti oncologici sono fortunati nell'essere supportati da persone straordinarie. In questo caso io dico sempre di avere tre angeli, che sono i miei genitori e il mio fidanzato, che non mi lasciano mai un secondo sola, che mi accompagnano in un percorso che è vero, è personale, è mio, però si sono accollati anche loro questo peso, chiamiamolo così, e sono straordinari, quindi io sono proprio, devo ringraziare la vita ogni giorno per Hai tutto. soprattutto tanta curiosità della vita, ma anche in realtà delle culture, un po' che arrivano da ogni parte del mondo e soprattutto d'Europa, perché in realtà noi l'abbiamo già fatto vedere nel sottopancia quando ti abbiamo presentato. Tu fai anche parte di ESN, che è Erasmus Student Network, che è questa realtà attiva in Europa, non solo, che rappresenta un po' tutta la comunità Erasmus di questi studenti che grazie ai programmi dell'Unione Europea viaggiano nelle università di tutta Europa. Stiamo vedendo anche il vostro sito, che è appunto foggia.sn.it, e in qualche modo siete attivi soprattutto anche a Foggia, con l'Università di Foggia, con tante, tante esperienze, tanti, tanti viaggi, tanti modi, tante offerte che fate soprattutto agli studenti che arrivano qui a Foggia, da ogni parte d'Europa, e che poi in qualche modo li aiutate a integrarsi nella comunità di Foggia, della provincia. Dici benissimo, hai riassunto benissimo tutto ciò che noi facciamo come volontari. Siamo responsabili per nostro volere dell'accoglienza degli studenti Erasmus e li accompagniamo durante il loro percorso qui all'Università di Foggia e nella nostra città, che può durare da 6 mesi ad un anno. E li accompagniamo in tutte le loro problematiche di vita quotidiana, più tecniche, quindi relative appunto all'approccio con l'università, e facciamo scoprire loro un po' la realtà di Foggia, quindi organizziamo viaggi, attività culturali, attività di carattere ludico, e insomma, io sono orgogliosa di far parte di questa associazione che è la mia seconda famiglia, che ti dà tantissimo, ti dà più di quanto noi volontari possiamo donare. Quindi è stata una scoperta 10 anni fa meravigliosa per me e mi ha vista crescere, mi ha vista anche questa associazione maturare tanto. Quindi io devo tutto ad SN. Valentina, io ti ringrazio, diciamo, per questa testimonianza. È una testimonianza importante per noi, soprattutto per chi ci segue sui social, in TV. Magari personaggi, ecco,
più abituati alle telecamere e spesso non hanno magari difficoltà, ecco, a parlarne. Faccio tanti nomi, ricordiamo per esempio anche artisti come Fedez, Giovanni Allevi, Emma Marrone, che sono, diciamo, persone, come dire, famose, ecco, chiamiamole così, che anche hanno avuto, hanno i loro mali, le loro croci, e le hanno raccontate. La tua, credo, è una testimonianza ancora molto più importante, perché probabilmente arriva proprio dall'interno, arriva dal cuore, arriva forte. Quindi ti chiederei, per chiudere, qual è, diciamo, il messaggio, ecco, che vorresti lasciare soprattutto ai ragazzi che ci seguono. Il messaggio che io cerco sempre di lasciare, come detto tu anche sui social, scrivendo, raccontando la mia esperienza, è quella di vivere questa situazione, che è una situazione di passaggio, che quindi passerà, appunto, terminerà, finirà, con ottimismo e positività. E lo dice una ex pessimista cronica. Quindi, ragazzi, sorridete alla vita, sorridete alle nuove opportunità, sorridete a tutto ciò che avverrà, che succederà in futuro, perché la vita è meravigliosa, no matter what. Quindi ci sono i momenti negativi, ma ci sono tante nuove opportunità e tante bellissime esperienze solo dietro l'angolo, quindi dovete semplicemente aspettare ed essere pazienti in tutti i sensi e abbiate fiducia nella medicina e nella ricerca. La ricerca, certo. Grazie, grazie Valentina per essere stata con noi e grazie per averci seguito. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, alla prossima pillola del coraggio di ogni giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare. E se la musica sarà anche protagonista al Perdono del Gargano nei prossimi due giorni, dobbiamo anche ricordare che Giubileo viene proprio dal termine ebraico Jobel, che era il corno con il quale si annunciava questo tempo di grazia. Un corno che naturalmente in qualche modo prelude ai grandi strumenti a fiato delle grandi orchestre di oggi. Peccato che da allora abbiamo le pagine preziosissime dell'Antico Testamento, ma il suono di quello Jobel non ci è arrivato, lo possiamo solo immaginare. Invece adesso non è con l'immaginazione, ma con un po' di attenzione che andiamo subito a farvi sentire e vedere l'atmosfera davvero molto bella di anticipazione di grazia riguardo al prossimo 27esimo giubileo ordinario della Chiesa Cattolica, che celebreremo nel 2025. Il primo saluto ieri in Vaticano lo ha dato il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Pellegrini di speranza è il motto che Papa Francesco ha scelto per il prossimo giubileo ordinario del 2025. E questo motto possa diventare davvero per il mondo intero un autentico contenuto da sperimentare. Le vicende di questi anni e non da ultimo di questi mesi recenti sembrano obbligare la Chiesa a tenere fisso lo sguardo su questa virtù, la virtù della speranza, che non a caso è definita una virtù teologale, perché è posta nel fondamento stesso della vita cristiana, insieme alle altre due virtù della fede e della carità. E la speranza ci richiama tutti ad essere responsabili costruttori di un mondo migliore, come ha scritto Papa Francesco in vista dell'anno giubilare. Dobbiamo fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto. Mi fa quindi particolarmente piacere rivolgere un saluto di benvenuto in Vaticano, in questa sala regia
che porta con sé tanti capolavori di storia e di arte, a quanti prendono parte a questa conferenza di presentazione delle prime iniziative legate al prossimo giubileo. Una bella opportunità che è offerta in modo speciale alla città di Roma e all'Italia come momento qualificante per accogliere i milioni di turisti che giungeranno per vivere certamente un evento di fede, ma nello stesso tempo di cultura e di ammirazione della bellezza di questi luoghi. E dunque, dopo il cardinale Parolin, non può mancare anche l'intervento, che è stato del resto il più corposo in questa presentazione, complessivamente molto breve, non più di 40 minuti, l'intervento di Monsignor Rino Fisichella. Andiamo subito ad ascoltarne una tranche. Nel momento in cui il Papa aprirà la Porta Santa di San Pietro, dando ufficialmente inizio al Giubileo, e successivamente le porte delle altre basiliche papali, i pellegrini saranno immersi in una esperienza spirituale attesa da tanto tempo e saranno desiderosi di viverla in maniera coerente con il significato che il Giubileo possiede. In questi anni di preparazione è necessario fornire le chiese particolari sparse nel mondo di strumenti in grado di favorire la pastorale per esprimere al meglio lo slancio dinamico necessario perché il Giubileo possa essere un vero evento ecclesiale in grado di sostenere la fede ed essere prodromo per l'evangelizzazione. Papa Francesco ha chiesto che questi due anni che separano dal Giubileo abbiano a focalizzarsi su due tematiche particolari. E devo dire, la scelta di questa sala è anche determinata perché, come dice l'iscrizione, è 1573, due anni prima che poi incominciasse il Giubileo del 75. Quindi in qualche modo siamo nella sala dove si prepara il Giubileo. Il 2023 sarà dedicato alla rivisitazione dei temi fondamentali delle quattro costituzioni conciliari perché la Chiesa possa respirare di nuovo del profondo e attuale insegnamento prodotto dal Vaticano II, di cui il prossimo 11 ottobre si celebrerà il 60° anniversario della sua apertura. Per questo sono in produzione una serie di sussidi agili, scritti con un linguaggio accattivante, per permettere a quanti non hanno memoria dell'evento di incuriosirsi e di entrare nel merito del Concilio per scoprire l'anelito innovatore che ha permesso alla Chiesa di entrare con consapevolezza nel terzo millennio della sua storia. Il 24 sarà un anno dedicato alla preghiera, in modo da creare un contesto favorevole al Giubileo e permettere che i pellegrini possano prepararsi a questo evento che è anzitutto spirituale, in un modo coerente ed efficace. A tempo debito sarà data notizia degli eventi più specifici che accompagneranno questi due anni, in modo da comporre una prima sintesi preparatoria. Questi due anni servono anche per rendere Roma e l'Italia una città e un paese che ancora una volta può mostrare il meglio di sé con la sua tradizione di accoglienza, che nel corso dei secoli l'ha resa patria communis. Mi sento in dovere di ringraziare il governo italiano e in particolare in riferimento il ministro per il turismo, l'onorevole Garavaglia, il sindaco di Roma e commissario per il Giubileo, l'onorevole Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, l'onorevole Zingaretti, anche perché devo confessare che due anni fa fu il primo, un po' anche insieme con me, che bussò alla porta di Papa Francesco per dire che siamo nell'imminenza del Giubileo e dobbiamo rimboccarci le maniche. Grazie. Sempre un grande rilievo.
è dato dalla Chiesa alle autorità civili di Roma. Del resto, proprio poco tempo fa abbiamo ricordato i 150 anni dalla presa di Roma e quanto si è cambiato proprio nel clima. Oltre Tevere era molto diverso una volta il modo di approcciare le autorità civili, che ora invece, come avete visto anche fisicamente, sono in prima linea. Avrete riconosciuto almeno Zingaretti e Gualtieri, cioè il presidente della regione e il sindaco di Roma, sempre naturalmente con grande cordialità gli incontri anche che verranno per questa organizzazione. Tra l'altro Fisichella ha annunciato che a settembre ci sarà disponibile online il nuovo sito proprio del giubileo del 2025. Le motivazioni del logo scelto tra 247 partecipanti ha vinto Giacomo Trevisani, che avete visto proprio all'inizio della trasmissione, emozionato ma anche molto chiaro, sono spiegate in questo modo. Il logo rappresenta quattro figure stilizzate per indicare l'umanità proveniente dai quattro angoli della Terra. Sono una abbracciata all'altra per indicare la solidarietà e la fratellanza che deve accomunare i popoli. Si noterà che l'aprifila è aggrappato alla croce. È il segno non solo della fede che abbraccia, ma della speranza che non può mai essere abbandonata, perché ne abbiamo bisogno sempre, soprattutto nei momenti di maggiore necessità. È utile osservare le onde che sono sottostanti e che sono mosse per indicare che il pellegrinaggio della vita non sempre si muove in acque tranquille. Spesso le vicende personali, gli eventi del mondo impongono con maggiore intensità il richiamo alla speranza. È per questo che si dovrà sottolineare la parte inferiore della croce, che si prolunga trasformandosi in un'ancora, che si impone sul moto ondoso. Come si sa, l'ancora è stata spesso utilizzata come metafora della speranza. L'ancora della speranza è il nome che in gergo marinaresco viene dato all'ancora di riserva usata dalle imbarcazioni per compiere manovre di emergenza e per stabilizzare la nave durante la tempesta. Non si trascuri il fatto che l'immagine mostra quanto il cammino del pellegrino non sia un fatto individuale, ma comunitario, con l'impronta di un dinamismo crescente che tende sempre di più verso la croce. La croce non è affatto statica, ma anch'essa dinamica. Si curva verso l'umanità, come per andarle incontro e non lasciarla sola, ma offrendo la certezza della presenza e la sicurezza della speranza. È ben visibile infine, con il colore verde, verde speranza, il motto del giubileo, peregrinantes in spem. Il logo certifica in modo ufficiale le iniziative, i progetti, le comunicazioni e gli eventi che verranno proposti per la preparazione e la celebrazione del prossimo giubileo. In questi giorni le 115 conferenze episcopali sono state contattate perché indichino un rappresentante che mantenga costante il rapporto con il dicastero e viceversa. Il logo potrà essere utilizzato da tutte le comunità in forma gratuita, esclusivamente per le iniziative di carattere pastorali non aventi scopo di lucro.
Rigorosamente in diretta riprendiamo dunque questa puntata odierna di Tempo d'Estate, in cui grazie soprattutto alla velocità anche dei nostri Giulio Russo e Saverio Di Cosmo posso anche farvi ascoltare e vedere una piccola parte della lunga omelia che poco fa ha tenuto Papa Francesco proprio nella solennità degli Apostoli Pietro e Paolo. Sentiamolo. Apriamo le porte, è il Signore che chiama. Non siamo come la rode che torna indietro. Una chiesa senza catene e senza muri, in cui ciascuno possa sentirsi accolto e accompagnato, in cui coltivino l'arte dell'ascolto, del dialogo, della partecipazione, sotto l'unica autorità dello Spirito Santo. Una chiesa libera e umile, che si alza in fretta, che non temporeggia, non accumula ritardi sulle sfide di oggi, non si attarda nei recinti sacri, ma si lascia animare dalla passione per l'annuncio del Vangelo e dal desiderio di raggiungere tutti e accogliere tutti. Non dimentichiamo questa parola, tutti, tutti, andate all'incrocio delle strade e portate tutti, ciechi, sordi, zoppi, malati, giusti, peccatori, tutti. Tutti. Questa parola del Signore deve risuonare nella mente e nel cuore. Tutti. Nella Chiesa c'è posto per tutti. E tante volte noi diventiamo una Chiesa delle porte aperte, ma per congedare gente, per condannare gente. Ieri uno di voi mi diceva, per la Chiesa questo non è il tempo dei congedi, è il tempo dell'accoglienza. Non sono venuti al banchetto, andate all'incrocio, tutti, tutti, ma sono peccatori tutti. La seconda lettura poi ci ha riportato le parole di Paolo che, ripercorrendo tutta la sua vita, afferma: «Ho combattuto la buona battaglia». L'Apostolo si riferisce alle innumerevoli situazioni, talvolta segnate dalla persecuzione e dalla sofferenza, in cui non si è risparmiato nell'annunciare il Vangelo di Gesù. Ora, alla fine della vita, egli vede che nella storia è ancora un corso, una grande battaglia, perché molti non sono disposti ad accogliere Gesù, preferendo andare dietro ai propri interessi, ad altri maestri più comodi, più facili, più secondo la nostra volontà. Paolo ha affrontato il suo combattimento e ora che ha terminato la corsa chiede a Timoteo e ai fratelli della comunità continuare quest'opera con la vigilanza, l'annuncio, gli insegnamenti. Ciascuno, insomma, compia la missione affidatagli e faccia la sua parte. È una parola di vita anche per noi, che risveglia la consapevolezza di come nella Chiesa ciascuno sia chiamato ad essere discepolo missionario e a offrire il proprio contributo. E qui mi vengono in mente due domande. La prima è: cosa posso fare io per la Chiesa? Non lamentarsi della Chiesa, ma impegnarsi per la Chiesa, partecipare con passione e umiltà. Con passione perché non dobbiamo restare spettatori passivi, con umiltà perché impegnarsi nella comunità non deve mai significare occupare il centro della scena, sentirsi migliori e impedire ad altri di avvicinarsi. Chiesa in processo sinodale significa tutti partecipano, nessuno al posto degli altri o al di sopra degli altri. Non ci sono cristiani di prima e di seconda classe. Tutti, tutti sono chiamati. Ma partecipare significa anche portare avanti la buona battaglia di cui parla Paolo. Si tratta in effetti di una battaglia perché l'annuncio del Vangelo non è neutrale. Per favore,
che il Signore ci liberi di distillare il Vangelo per farlo neutrale. Non è acqua distillata il Vangelo. L'annunzio del Vangelo non è neutrale. Non lascia le cose come stanno, non accetta il compromesso con le logiche del mondo, ma al contrario, accende il fuoco del regno di Dio laddove invece regnano i meccanismi umani del potere, del male, della violenza. Qualche secondo non posso che dedicarlo anche all'aspetto ecumenico di questa solennità, e lo facciamo attraverso una delle tante notizie che potrei rilanciare. E questa arriva dall'agenzia SIR, ci porta in territorio turco, ma soprattutto in quel territorio dell'Asia Minore cristiana. E siamo ad Antakya, l'antica Antiochia appunto sull'Oronte. Battezzati cattolici e ortodossi hanno già vissuto ieri un'intensa occasione di comunione, ma soprattutto oggi ci sarà una celebrazione insieme nella Chiesa ortodossa, e c'è il padre cappuccino italiano Domenico Bertogli che ha anticipato anche all'agenzia SIR quello che questa sera prevede: la celebrazione, non solo le riflessioni, ma le letture sia in turco e in arabo, poi l'Ave Maria in turco, una preghiera per la pace, la preghiera comune del Padre Nostro, insomma tanti, tantissimi momenti, tra l'altro con una antica chiesa rupestre, quella di San Pietro, che è un vero e proprio monumento, potremmo dire, che se si riesce a visitare fa battere i nostri cuori. Così come, a proposito di cuori che battono, voglio rilanciarvi all'unisono, perché lo possiamo fare, per tutti coloro che navigano spesso anche attraverso la pagina Facebook, il perdono del Gargano. Dunque, tra 24 ore, un inizio davvero molto bello, all'insegna di workshop, cioè di approfondimenti. Vedete, ci sono tutte le informazioni in questa pagina, anche il pass per la navetta, tutti coloro che si sono iscritti appunto compilando il modulo necessario che abbiano un pass specifico. Ovviamente anche la prudenza delle regole Covid può essere presa in considerazione, e soprattutto trovate anche le foto delle altre edizioni 2018 e 2019. Vedete la preghiera? Ecco, io anche volevo rilanciarvi alcune parole. Tu, Signore, sei il mio pastore, nel tuo amore è la mia forza. Nel mio cuore decido il santo viaggio, perché con te, Signore, mi sento al sicuro. Se dovessi camminare per una valle oscura non temerei alcun male. Certo, qui siamo con i Salmi, quindi la voce di Davide è veramente meravigliosa da rilanciare. Ma poi anche: manda il tuo angelo santo a custodirmi in tutti i miei passi. E poi l'invocazione all'arcangelo Michele, che non dobbiamo dimenticarlo, è anche il potentissimo protettore della Chiesa intera. Quindi in una giornata come questa decisamente è a casa sua, potremmo dirlo. E adesso invece ritorniamo proprio indietro a uno dei protagonisti del perdono del Gargano domani, cioè Vittorio Brumotti. Perché indietro? Perché il 4 luglio del 2019 è arrivato qui a San Giovanni Rotondo e la nostra Maria Antonia Di Maggio lo aveva intervistato. Sentite. 1600 km, la versione 2.0, l'anno scorso avevamo fatto da Livigno d'Agrigento, quest'anno abbiamo fatto da Milano, Palazzina Piani, San Giovanni Rotondo, passando per tutti i luoghi fai, i luoghi magici. Abbiamo promosso il turismo lento, quest'Italia da scoprire lentamente, non solo Roma, Venezia, Torino, grandi città, ma anche i piccoli paesini. Per non parlare poi di San Giovanni Rotondo, che sono molto legato perché ha un decennio, una storia che ha più di 10 anni, con dei miei amici biker ci siamo conosciuti, conosco il territorio, ho saltato in tutta San Giovanni Rotondo, e che dire, il mio santo protettore in tutte le inchieste possibili, in tutti i miei cornicioni, in tutti i miei record, c'è sempre lui, e nel mio cuore Padre Pio.
L'hai definito il tuo principale sponsor, è anche detto che in qualche modo è legato anche alla tua storia, no? Alla tua storia d'amore, puoi dirci in che modo? Beh, ci sono momenti magari che qualcuno chiede sempre l'aiuto. E che dire, io con la mia fidanzata gli ho parlato di Padre Pio e gli ho raccontato un po' quanto protegge, quanto, sai, nero da storia è molto difficile, ogni giorno rischio la vita e legarsi con me non è sempre molto, molto facile. E ho detto guarda che io ho un santo protettore che mi protegge veramente ovunque, ci siamo appassionati, ho raccontato la storia e ad oggi ho dedicato questo viaggio e ho portato lei con me per fargli conoscere Padre Pio da vicino. Lei è molto giovane, non era a conoscenza, fa parte più di noi vecchietti, quasi quarantenne, una ragazza di 27 anni che appunto gli ho raccontato la vera storia di quest'uomo che era tanto tanto vero, era, io lo considero come mi hanno detto, era più vero perché era burbero, perché era uno che te la diceva in faccia, era uno che ti faceva filar dritto e ti insegnava tante cose e io apprezzo questo di lui, una persona che era vicino alla terra, vicino alle persone comuni e questo per me deve essere la fede, cose comuni e semplici. Il percorso è stato ideato e disegnato da te, ma resterà anche fruibile per tutti gli altri ciclisti che vorranno ripercorrere in qualche modo questo tour. Certo, io ho cercato di ricreare una sorta di Cammino di Santiago. L'abbiamo fatto prima nel versante est-ovest, adesso il versante est dall'Adriatico. Dunque, se uno volesse fare il mio stesso percorso, abbiamo tracciato questa rotta. L'anno scorso era molto più lunga, quest'anno era un po' più complicata, c'erano molti più saliscendi, più dislivelli. E tra le due devo dire che quest'anno il paesaggio è stato molto più intenso, molto più bello, molto più forte, molto bello nelle Marche, nell'Umbria e poi arrivare nella mitica Puglia è stato pazzesco. Non conoscevo così bene la Puglia e l'ho circonnavigata, fantastica e devo dire una delle regioni più calde è stata veramente la Puglia. Ogni piazza che toccavo mi trovavo migliaia di persone come se fosse una festa nazionale, incredibile, pazzeschi i pugliesi. Immaginate domani al workshop con Brumotti quanto potrà proprio il suo spessore umano, oltre che di grande atleta, fin troppo conosciuto questo aspetto, risaltare. E poi c'è anche la testimonianza di Don Antonio Colucci, ci sono i momenti clou che riguardano soprattutto appunto questo perdono e questa possibilità dell'indulgenza plenaria. Del concerto avete visto anche nel corso della trasmissione Matteo Faustini il 1° luglio, insomma un grande, grande evento di grazia che ci apprestiamo a vivere. Intanto però ci apprestiamo alla celebrazione eucaristica, come sempre trasmessa dalla Chiesa di San Pio.